È stato arrestato il terzo dei quattro malviventi che il 6 dicembre del 2013 perpetrarono una rapina ai danni della tabaccheria Barranco di via Francesco Crispi a Gela. Si tratta del pregiudicato Clisman Rinzivillo, 20 anni. Il ragazzo è stato manettato dagli agenti della polizia del locale commissariato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il tribunale Fabrizio Molinari su richiesta del sostituto procuratore Serafina Cannatà. L'accusa è rapina aggravata e porto abusivo d'armi. Il giorno della rapina alla tabaccheria, due malviventi si erano introdotti all'interno dell'esercizio commerciale e armati di pistola erano riusciti a farsi consegnare da una dipendente l'incasso pari a circa 400 euro. Uno dei rapinatori, appena uscito dalla tabaccheria, bloccato dal titolare dell'esercizio commerciale, ingaggiò con lui una violentissima colluttazione, protrattasi per alcuni minuti alla presenza di numerosi avventori, dei quali nessuno pensò di intervenire in difesa dell'incolpevole commerciante. Grazie all'aiuto di altri complici, il rapinatore riuscì a fuggire. Sempre la polizia, titolare dell'indagine, ha già manettato altri due malviventi. Si tratta di un minorenne incastrato da una perquisizione domiciliare nella quale fu trovato il casco indossato durante l'irruzione armata alla tabaccheria e di Salvatore Cannizzaro. Le sue tracce di sangue furono rinvenute dalla scientifica sulla scena del crimine. Adesso è caccia al quarto malvivente. Voglio sottolineare l'importanza di questo terzo complice, l'importanza dell'individuazione resa possibile grazie alla perfetta sinergia tra le procure di Gela e la procura dei minori di Caltanissetta, e anche in questo caso non ci siamo fermati ai primi due arresti, stiamo sviluppando l'ulteriore pista investigativa al fine di individuare il quarto e ultimo complice di questo comando che, come vi ricorderete, si era reso responsabile di questa sanguinosa rapina con le armi in pugno durante il periodo appunto di dicembre dell'anno scorso. È stato un'attività dove voglio fare un plauso sempre agli investigatori della squadra di polizia giudiziaria e anche al personale della polizia scientifica che è riuscito a fornire un supporto non indifferente per la scannerizzazione delle immagini che, come vi ricorderete, si vedono dell'arrivo dei rapinatori e proprio anche in quest'ottica hanno fornito degli spunti investigativi utilissimi che, saputi amalgamare alle risultanze investigative, hanno permesso al GIP di concederci la misura cautelare.